Allora, sull'Inter oggi ci sono due aggiornamenti perché Antonio Conte ha ribadito un concetto a Beppe Marotta, ovviamente concetto già abbastanza chiaro a Beppe Marotta. No, Icardi non sarà convocato. So che Giovanni Capuano di Radio 24 la pensa al contrario perché tra poco mi dirà se non avranno trovato una soluzione. Non ci credo che Icardi non sarà convocato. Conte è stato chiaro e categorico, Icardi il primo giorno di raduno in ritiro non lo vuole. Altro aggiornamento per quanto riguarda Antonio Conte, è più che altro una curiosità, ma stiamo parlando Conte all'occhio lungo perché avrà mille difetti, ma il suo mestiere lo sa so fare e anche molto molto bene. Si è guardato praticamente sia della primavera che dell'ultima stagione quasi tutte le partite di un calciatore che adesso si ritrova in rosa, ha bloccato la cessione, stiamo parlando di Pinamonti, attaccante del 1999, e Conte, nonostante l'Inter fosse abbastanza avanti con il Genoa per Pinamonti, attaccante classe 1999, Conte ha detto no, resta qui, il ragazzo non si muove. Almeno tutto il raduno, tutto il ritiro, la tournée con l'International Champions Cup, tra l'altro in diretta in esclusiva su Sport Italia, tra un mese esatto, Inter-Juventus, la prima di Conte dell'Inter contro la Juventus, per la prima volta contro la sua vecchia squadra, e Pinamonti fa parte in questo momento del parco attaccanti di Antonio Conte. Cessione bloccata, c'era il Genoa, c'era il Bologna, c'era un tentativo dell'AS Verona, ha detto Pinamonti non si muove, voglio vederlo dopo averlo visto, ovviamente tra virgolette, al computer, al videotape. Capuano sui Icardi però a quanto pare non cambia idea, No, Conte. ma io, guarda, ti stupirò. Siccome Marotta è il miglior dirigente italiano e Marotta lavora per l'Inter da metà dicembre, io sono sicuro che lui ha fatto in modo che il 7-8 luglio Icardi non sia più un giocatore dell'Inter, perché altrimenti è chiaro che Icardi va in ritiro con tutti gli altri. Cioè, oggi lo scrive anche un giornalista molto più importante di me, Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera. E, o l'Inter ha la via d'uscita per risolvere il casino di Icardi. Oppure non è che Conti si può accontentare di chiedere al club di suicidarsi mettendo fuori rosa un giocatore che già si è ampiamente deprezzato. Quindi io sono certo che l'Inter abbia in mano la carta per risolvere tutto entro l'8 luglio, per dare a Conte entro l'8 luglio Lukaku e dunque l'attaccante che lui vuole e per evitare l'imbarazzo di iniziare la stagione con un centravanti separato in casa che è il secondo stipendio della rosa. Quindi è un po' complicato anche poi da tenere ai margini di un progetto tecnico. Essendo Marotta il numero uno, io sono sicuro che da qui a qualche giorno noi avremo notizie. Direttore Preiti, due notizie che riguardano entrambe l'attacco dell'Inter. Pinamonti bloccato, non partirà per il momento, ovviamente. Poi Icardi che non vuole assolutamente in ritiro Antonio Conte. Per quello che riguarda Icardi, io credo che giustamente, come dice Capuano, è impossibile che non vada in ritiro, anche perché le normative prevedono che il calciatore debba allenarsi con la squadra e quindi non esiste la parola fuori rosa. È chiaro che questo serve per accelerare l'operazione prima del 7-8 luglio, eventualmente di trovare una sistemazione per Icardi, visto che non rientra nei piani del tecnico. Per quello che riguarda Pinamonte, io credo che sia anche corretto e giusto durante il ritiro valutare il profilo. Ha fatto abbastanza bene sia a Frosinone che nella nazionale Under 20. Vorrà valutarlo dall'inizio fino al 30 agosto, c'è tempo per eventualmente una cessione.